Il dramma iracheno innesca una nuova violenta polemica politica ed ancora una volta a far discutere sono le parole del Movimento 5 Stelle. La barbara violenza subita da James Foley, dice Alessandro Di Battista, è figlia anche delle barbarie violenze americane e Grillo rincara la dose con un attacco a tutto campo contro Renzi. Di Maio al TG3 dice sulla giustizia il governo scelga tra noi e Berlusconi. Ce ne parla Monica Giandotti. La violenza indecente e inaccettabile che ha subito Foley è figlia della violenza barbara subita dai detenuti nel carcere di Abu Ghraib e dell'imperialismo americano. Così Alessandro Di Battista, vicepresidente della Commissione Affari Esteri alla Camera, in un post su Facebook torna sul tema delle violenze in Iraq. Immediate le reazioni, parole allucinanti, fanno sapere i democratici. Di Battista si dimetta, chiedono da Forza Italia ricostruzioni pseudostoriche, scrive in una nota Cicchitto del nuovo centrodestra. Io credo che della polemica su Di Battista, su tutti gli altri nomi, dei tweet di Renzi, agli italiani freghi poco. Ma lei che cosa pensa del post di Di Battista? Io penso semplicemente su questa questione che si sia detto già abbastanza. La nostra posizione ufficiale è contenuta nella risoluzione che abbiamo presentato ieri in Parlamento. Apriamo corridoi umanitari. E soprattutto diamo a quelle popolazioni le strumentazioni per difendersi, per stare in sicurezza. E dal blog si fa sentire anche Beppe Grillo che in un videomessaggio chiude definitivamente a Renzi. Dialoghiamo con i terroristi e non con il governo. Queste sono schifezze del nostro ebettino Presidente del Consiglio. Ci hanno coperti di schifezze, dice il leader 5 Stelle in difesa di Di Battista. Mi pento di aver parlato con loro. Dobbiamo riprenderci il Paese e andare a elezioni. Tramonta dunque qualunque spiraglio di dialogo, anche se proprio oggi ai nostri microfoni Luigi Di Maio non esclude la possibilità di un confronto sulla riforma della giustizia. Noi siamo disponibili a qualsiasi dialogo. I miei colleghi della Commissione Giustizia l'hanno detto ieri. Noi siamo pronti a discutere riforma della giustizia, ma devono darci idee chiare perché noi tempo agli italiani non lo vogliamo fare. Ed è sui temi del ripristino del falso in bilancio e della lotta alla corruzione che i grillini chiedono risposte a Renzi, ma fino a quando ci sarà Berlusconi come interlocutore del governo, spiega Di Maio, rimangono le perplessità di partecipare a un tavolo di confronto. Se si vuole fare una riforma della giustizia con colui che l'ha affossata negli ultimi anni mettendoci mano solo per salvarsi i propri processi, abbiamo qualche perplessità. Suona come un out-out. Sì, è un out-out per i cittadini italiani, non per il ministro Orlando.